Ok, oggi si torna a casa. Ehi, tutto a posto? Problemi cardiaci? Problemi respiratori? Esatto. E lo dice l'uomo pallido. E se lo dice il delinquente? Ma lei ha una spada che gli passa da parte a parte? Perché sei particolare? E io non riesco a togliermi dalla testa che... Ah, fantastico. Io non riesco a togliermi dalla testa che lui e il presidente si assomiglino un sacco. Ora però mi sono risposto su una domanda. Per un attimo la mia testa ha pensato che fosse il presidente che cambiasse aspetto in un qualche modo. Però no, sono due persone totalmente diverse. Jin, kare ni capsule wo. Ecco qua. Ma non ha lanciato nulla. Wari. Le wa itsumono houhou de. Machia. Cosa vuoi? Kokai wa daika o itadaku kawari ni Ecco hanashi o appunto. kikasete hoshii no desu. Ano persona tsukai tachi ga nani yara sawagashii no desu yo. Karera wa kono tokoro tsuki ga shinyen ni naru tabi utage ni kuri dasu. Ano tou ni mo hinpan ni tachi itte iru. Naze anna tatakai o hajimeta no desu? Sono motivi personali. Shitte iru no deshou? Iemasen ka? Nakama dakara desu ka? Shigau. Ore wa mou renchū no nakama nan ka. Non più perlomeno, a quanto pare. Nara oshiete kudasai. Aka no tanin yori ima wa capsule no hou ga daiji nano de wa? Hanarete ta mi da. Kuyoshii koto wa shirane. Tada, ma ano teki o zenbu yareba 影時間やあの君の割りとが消える。そう聞いてる。影時間を消すということですか?え、じゃ。どういうことです?なぜペルソナ使いが影時間を消すなどと。Quindi tu c'hai una persona? しかもあの滅びの塔までも。滅びの塔だ。 Torre della rovina. あんな不気味なもん消せるってんなら試すだろ。 Noi. Takaya. Wakatteimasu. Takaya, quindi si chiama. Adesso ci cercano di fermare, di sicuro. Ma tu che problema hai? Ok, quindi è successo qualcosa. Secondo me ho ragione io, nel senso, sia lui che Sanada volevano proteggere qualcuno col loro potere, ma non ce l'hanno fatta. Sono esausto. Ci abbiamo messo una vita a tornare indietro. Sì, è stato un rientro stancante. Riposati, così domani sarai in forza per le prossime operazioni. Dobbiamo affrontarne ancora sei, giusto? Mancano le ombre dell'ultima luna piena e tutto tornerà alla normalità. Basta sindrome apatrica, solo una buona vecchia vita di tutti i giorni. Diamoci da fare, dopotutto siamo gli unici in grado di fare qualcosa. Ma visto che io e te abbiamo avuto... No? Niente? Niente dialogo, niente di nulla? Peccato. Sì, è il mio alloggio. Molto bene, resterò sempre al tuo fianco. Ancora è ben lontana dal sembrare un essere umano. Non sembra capisca ancora i sentimenti e conversazioni normali. Se potessi, potrei riuscire a formare un legame con lei. Sembrano tutti stanchi, devi essere esausto anche tu, Starkun. Stanotte, anziché andare nel tartaro, pensiamo a riposarci. Beh, io ho qualcosa da fare, ce l'ho, eh. Ecco qua un po' di souvenir, però, siccome ne abbiamo quattro, voglio salvare prima. Ecco a te dei souvenir dall'oceano. Oh, vedo che hai portato qualcosa di legato all'oceano. Posso averne uno? Il granchio. Questa creaturina è un granchio, adorabile. Snap, click, snap, click. Click, che movimenti peculiari. Devo dargli un nome appropriato. Ti assicuro che me ne prenderò molto cura. Ti ringrazio, sono riuscita a fare esperienza dell'oceano grazie alle tue storie e ai tuoi adorabili souvenir. Ecco la tua ricompensa.
Ametista. Ok, quindi ci ho sperato in una scenetta io. Speravo che gli dava l'alga, se la metteva in testa, che si metteva la conchiglia così, che il granchio la pizzicava. Speravo qualcosa di un po' cato. Ho pensato una cosa, cavolo. Ma è aperto anche questo ora. E non è ancora scomparso nessuno, strano. Che posto è questo? Il posto del karma? Il nostro programma speciale di 3000 yen purificherà la tua anima e ti manderà in paradiso. Affronta il tuo io interiore e fa emergere ciò che è nascosto in te. Potrei ricordare un'abilità di una persona dimenticata se mi sottopongo al trattamento di questo negozio. Ah, oddio, non è chissà che posto, però. Ah, anche i miei alleati, vabbè allora. Puoi lavorare qui part time dal lunedì al venerdì e dopo la scuola, oppure nei giorni liberi durante il giorno. E quanto mi paga? 3500 yen, beh oddio. Sapere e fascino, beh oddio. Almeno mi aumenta il sapere questo posto. Sai che quasi quasi. Magari sti giorni, se non abbiamo nessuno con cui fare qualcosa, potrebbe essere una scelta, sai. Finalmente un lavoro che ci aumenta il sapere. Che non sia andare al cinema. Anche oggi si mangia pesce. Dobbiamo diventare dei geni per avere a che fare con la senpai. Ma è venuta a svegliarmi? Ma porca puttana. La mia sveglia, scusami. Ma... Certo. E qui i deficienti. Ecco. Aegis? Anata itsunomani? Kono kata wa shūshin chū deshita. Doa no kaijō ni wa 2 fun kakarimashita. Moro ufō shinryū ja. Beh, ha ragione. Doa sakusen su ni ite tte itta desho? Kongo watashi no taiki basho wa koko ga yoi ka to omoimasu ga nani ka. Per me può restare, non è un problema. Totatsu ni nani itten no? Mondai ten ga areba sumiyaka ni taisho shimasu. Beh, ha ragione. Mondai ten wa tabun ryōsoku ni ihan shiteru hazu. Teka, anata mo nani ka itte yo. Decide proprio un puffo qua sulla testa. Puff, cattiva. Può restare qua, dai, per me non è un problema. Nani ok dashiten no? Dame dakara. Ma per me può restare, ma lasciala fare. Già, 3 kai ni heya o yōi shite morau kara, socchi itte yo ne. Hai. A to, kattenni ryō no soto e detari shinai de yo. Ma non è uscita dal dormitorio, è ancora qui. Meirei de areba shitagau de arimasu. Ma sei appena svegliata, scusami. Ah, ok. Ma quindi posso andare a scuola anche se non c'è nulla da fare? Vuoi venire anche tu? Come faceva Teddy? Narukuda. Ma porca, perché siamo qui? Ma poi scusami, è vacanze. Ah, non è ancora vacanze, eravamo solo in pausa post esami. Ho un caldo tremendo anche oggi. Dunque, stavo pensando, dopo aver sconfitto tutte le ombre e aver fatto sparire l'ora buia, cosa succederà? Tornerà la pace? Sì? Beh, sì, ma... Beh, la gente comune non lo sa nemmeno che c'è l'ora buia, per cui nessuno saprà nulla di cosa abbiamo fatto. Cioè, sarebbe un grosso problema se lo sapessero, ma è comunque uno schifo, no? Sì, ma non c'è bisogno di lodi né premiazioni per questo. Siamo qui per fare il nostro dovere. Hanno messo gli esami. Andiamo a vedere. Come ci saremo piazzati questa volta? Ho il voto più alto della classe, il migliore della classe. Mica per nulla, lo so. Mi guardano tutti con rispetto. Lo so. Fascino aumentato. Lo so, grazie. Ora che ci penso, Mitsuru mi aveva promesso un regalo se avessi ottenuto buoni voti. Dovrei parlare con Mitsuru. Effettivamente non ce l'ha detto questa volta, però... Sì, effettivamente ce l'aveva promesso l'altra volta. E io che pensavo non avrei più rivisto sta gente. Cioè, ho detto per scontato che la pausa post esami sarebbe stata più lunga. Possiamo finire Miyamoto, mi sa. Allora, mi sembra che abbiamo da recuperare con lui. Però se oggi riusciamo ad appianare la cosa e poi
La prossima volta lo finiamo. Ah, non c'è Mitsuru? Non penso di rafforzare con Odagiri. Non penso di legare con Miyamoto. E con Tomochika possiamo andare avanti. Ok. So che è l'ultimo, ma ho un serio problema. Sei l'ultima speranza. Possiamo parlare? Vabbè, a sto punto direi di sì. Come siamo messi quindi noi? Livello 7 col mago, livello 9, livello 8 col carro. E vabbè, Odagiri poi lo facciamo. Io sento di poter rafforzare il nostro rapporto con Sati. D'accordo. Andiamo, Tomochika. Grazie. Andiamo in un posto in cui poter parlare in privato, sul tetto. Ah, il tempio addirittura. Sei nei guai? Cos'hai combinato? Porca troia. Ma quindi, allora fino adesso, onestamente, ho avuto il dubbio, ma a quanto pare in realtà è una situazione vera. Cioè, ci è riuscito per davvero. Io non so Dio come cazzo ci sia riuscito, però, cazzo. Emily, 九州の学校に飛ばされるんだって. どうしよう? Dice ai tuoi genitori di trasferirti a Kyushu. Dovresti andare con lei. やっぱそうだよな。俺も覚悟はできてんだ。でもエミリーにダメって言われて、急に無視されて、メールも返事なくて、電話だって着信拒否でさ。オッケー。エミリー、一人で耐えてるんだぜ。俺のために。なの、ほっとけねえよな。俺、何か方法考えるから、相談乗ってくれよな。 Va bene, allora in una situazione così seria ti posso dare una mano. Se ancora dicevi minchiate, guarda, ti avrei sfanculato. Anche se onestamente mando avanti i confident perché devo. Però la tua situazione si è un po' risollevata. Di nulla, di nulla. Onestamente pensavo sarebbe partita male e finita male sto confident. Però... Beh, ehi là. Com'è andata oggi? In ogni caso, come sono andati gli esami? Fantastico, sono felice per te. A proposito, Kirijo-senpai è risultata di nuovo la prima della classe. Anche io. Ma dove trova il tempo? È incredibile. Tra due settimane la luna sarà di nuovo piena. Cavolo, quei pazzi con la sindrome apatica saranno ovunque. Cioè, scusa, i perduti. Voglio dire, ovviamente mi dispiace per le vittime, ma non finiscono mai. Tecnicamente finiranno. Restano sei ombre. Eliminando, l'ora buia scomparirà. Già, è vero. Aegis, ci stai dicendo che combattere è più importante di studiare, giusto? Concorda al 100%. Tanto ogni scusa è buona per te. E dobbiamo vederla in combattimento, lei. Oh, Sanada, quando ti ho detto di aver cambiato il favore è giunto il momento. Non è terribile, anche perché non abbiamo niente da fare con Tanaka oggi. Io farei così. Andiamo domenica, se non abbiamo niente di importante da fare fuori dal Tartaro. Ci mancano 13 giorni e, appunto, voglio controllare due cose prima. Prima di tutto qua c'è Sanada, è ok. Seconda cosa che voglio controllare è se, non penso, magari mi avrebbe chiamato Elizabeth, ma se è apparso qualcuno scomparso. Ok, sembrerebbe ancora di no. Però sicuramente apparirà. E apparirà nel momento sbagliato, quando io sarò appena uscito dal Tartaro. Di sicuro. Non abbiamo niente di meglio da fare. Andiamo con Sanada allora. Ehi là, com'è andata? Oggi finalmente posso ricambiare il favore. Sei libero? Secondo me succede una cazzata anche oggi. Va bene, andiamo allora. Io dico di no. Ha avuto un flashback. Qualcosa non va? Ramen o riso oggi? Eccolo qua. Il tipo dell'altra volta, ti pareva? Di prima. Se vuoi fare a botte davanti a tutti. Champ da che non da che
Ne sei sicuro? Noi siamo in due. Affrontate l'uno contro uno. No, siete voi codardi qua. Certo, secondo me le prende. No, si vince perché si deve vincere, non perché bisogna mostrarlo agli altri. Sta per scoppiare una rissa, devo fare qualcosa. Agente, di qua! Certo, come no? Ma è il pacco qua, scusami. Beh, ce l'abbiamo fatta a quanto pare. Lo so, sono bravo, lo so. Nessun problema. Non ti scomponi mai, eh? Quello è vero. Per la seconda volta. Oh, è per me. Mi regala qualcosa da quel box. C'è davvero tanto cibo. Certo. Fallo. Non c'è problema, tieniteli. Vabbè, dividili con tutti, non solo con me, scusami. Esatto. Dai, facciamo una grigliata di frutta. Lo sapevo che c'era del mango. Esatto. Io prendo il mango. Yukarichi. Ma fatela vedere una scena. Scusi, metti almeno un sottotesto. Perfetto, guarda, sono contento. Mi chiedo se saltare queste interazioni ti faccia... Cioè, se la prossima volta lui ci avrebbe chiesto di uscire, avremmo saltato effettivamente questo evento, l'avremmo recuperato. Io penso che l'avremmo saltato. Poi magari mi sbaglio, eh. Mi fa piacere. Beh, certo. Chi non ne ha? Certo. Io infatti mi ricordavo, ma lui, scusami, non era nell'orfanotrofio. Probabilmente è stato adottato, ovvio. Condividere è bello. Rifacciamoci allora. Se glielo scrivi ti manda altra roba. Ecco, prendi questo. C'è un pacco là sotto, lo vedo. Vediamo. Qui c'è qualcosa, una lettera e un oggetto fatto a mano. Sembra una medaglia d'oro fatta di cartone. C'è una medaglia. È tuo?
Oh, oh cacchio, mi è andato avanti. Questa medaglia non appartiene a nessuno, Dimmi. Omae wa leader mo konashi. Kojin toshite mo dare yori chikara o tsukete iku. Soshitsu ga aru toyu dake dewa setsumei ga tsukanai. Sono chikara no momento wa nani? Sono il giocatore, sto controllando tutto. È per i legami che ho. Narudo. Agemasaretari. Natte iru dareka ga iru. Visto che il mio è in pericolo, almeno lo faccio per gli altri. Ore ni tarinai mono kamoshiren. Tonikaku omae wa ore ni nai mono o motte iru rashi. Tante persone. Ni manete mitemo shikata nai. Omae wa omae da. Ore wa ore no yarikata de tsuyoku natte misen. Questo è il modo giusto, bravo. Suma. Katazuke datta na. Più che altro abbiamo fatto un sacco di uscite con lui, ma poche con altri. Kyou no tokoro wa kono sashiire de yurushite kure. Se non troviamo di nuovo i teppisti dell'altra volta. Frutta tropicale, 7 di dolce imperiale e succo fresco. Beh dai, qualcosa ci abbiamo guadagnato. Il gesto di apprezzamento di Akiko sono tornato in stanza. Dopo aver visto quanto Sanada tiene i genitori, sento di aver aumentato il mio fascino. Perché sì. Va bene. Perché aumentare il coraggio nonostante le nostre azioni? No, aumentiamo il fascino, così, a caso. Sabato. Oh cavolo, ma aspetta. Gli devo controllare sto cazzo di calendario, aspetta. Le vacanze estive iniziano domani. È il periodo perfetto per una storiella romantica in spiaggia. Sai, scommetto che gli altri ragazzi ucciderebbero per essere al nostro posto. Dopotutto, siamo in dormitorio con tre ragazze super carine. Lo pensi anche tu, vero? Assolutamente. Ma la più bella è quella che sta guardando questo video. Ma se vuoi superare l'amicizia, hai molto lavoro da fare. Kirijo Senpai è la migliore della classe, presidente del consiglio studentesco. Solo un vero nerd può sperare di attirare la sua attenzione. Anche Yuga-tan è molto popolare. Devi essere stiloso quanto lei per fare colpo. Fuka, beh, è pacata e difficile da inquadrare. Potresti aver bisogno di prendere l'iniziativa per lei. Quindi ti sta dicendo coraggio, fascino e cervello. Comunque, che questa chiacchierata resti tra noi, d'accordo? Vai tranquillo. Prendete posto. Sove tet kogula. Oppure salve. L'insegnante di quest'ora è malattia, per cui farò io da supplente. In malattia è il giorno prima di vacanze estive. Ecco perché dovete prendervi cura della vostra salute. Certo, è la prima cosa che ho pensato. Domani vacanza, subito in malattia. Comunque vi farò un corso accelerato di alchimia, una branca della magia che mira, tra le altre cose, a generare la ricchezza. Oh, l'idea vi stuzzica, vero? Ma certo, chi rifiuterebbe del denaro gratuito? Volere ciò che non si ha, a parte della natura umana, è inevitabile. Così, nonostante la lezione importante del Remida, gli esseri umani hanno cercato a lungo modo per creare metalli preziosi. Tuttavia, gli alchimisti dell'antichità non erano così arroganti da credere di poter creare l'oro toccando qualcosa cosa volessero. Piuttosto erano alla ricerca di un processo per convertire metalli scarsi in valore, come ferro o rame, e in altri più preziosi. Tanto l'obiettivo è l'apoteosi dell'alchimia, la pietra filosofale. A prescindere dai loro stimoli e dai loro successi, è innegabile che gli alchimisti abbiano avuto un impatto significativo sulla storia dell'umanità. Le radici dell'alchimia fondano nell'Egitto ellenistico, con la città di Alessandria al centro di tutto. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, l'alchimia ha proseguito in Arabia. Molti testi alchemici arabici scritti in questi anni sono sopravvissuti fino ai giorni nostri. Le prime traduzioni inglesi di questi testi portano tali pratiche nell'Europa medievale, dove l'alchimia crebbe in potere e infamia. Degno di nota è l'affascinante ramo dell'alchimia cinese chiamato Wei Dan. Chi lo praticava andava alla ricerca della formula per un elisir d'immortalità al posto della ricetta per creare l'oro. In ogni caso, la sostanza più importante della pratica dell'alchimia è il mercurio o l'argento vivo. Si credeva che il mercurio si potesse usare per plasmare la pietra filosofale, che avrebbe permesso agli alchimisti di creare l'oro. Gli alchimisti lavoravano senza sosta nelle proprie ricerche, usando ogni genere di attrezzatura e metodi supplementari. Alcune persone ritengono che se non fosse stato per il loro lavoro, l'alchimia come la conosciamo oggi non esisterebbe. Purtroppo nessuna testimonianza indica che qualcuno sia mai riuscito a creare davvero la pietra filosofale. In un certo senso è una delle più grandi tragedie dell'umanità. Passando oltre, l'alchimia ha avuto una notevole influenza anche nel campo della psicologia. Carl Jung, tra gli altri, riconobbe un'affinità tra gli alchimisti e gli psicologhi. Jung riteneva che la psicoterapia potesse affinare la mente e renderla più forte in salute, così come la pietra filosofale avrebbe dovuto fare con i metalli. Infatti mi chiedevo, ma tutto questo a cosa mi porta? Vabbè, aumentiamo il nostro
peccato, ma... Ecco perché credo sia un peccato che la società tradizionale abbia rinunciato all'alchimia. Chi si avvicina all'età adulta dovrebbe inseguire obiettivi fuori dal comune. È il modo migliore per vivere tali vive emozionanti. Dopotutto, dal punto di vista dei nostri avi, la scienza moderna non sarebbe altro che alchimia o magia. Lavorando solo potreste riuscire a scoprire una vostra forma di magia. Beh, con questo abbiamo finito. Godetevi l'estate. Sono rimasto sveglio, beh. Allora, le sue lezioni sono interessanti, ma molto... capiamoci, astratte proprio. Mattina, pomeriggio. Ma ecco, esatto. Mi stavo chiedendo cosa sarebbe successo. No. Il 2 agosto, D'accordo. Spero che l'allenamento sia davvero speciale allora. Tatakai! Se mi dà qualcosa di speciale, perché no? Oh, ma guarda un po', finalmente che inizia! Ti chiedo scusa, ma ho altre due waifu. Non lo so, perché? Perché è tutto così confuso, non lo so chi scegliere. Sono tutte e due carine, porca puttana. Sono tutte e due bellissime, non posso scegliere. È come, mannaggia ai santi. È come dire scegli fra il tuo gatto e il tuo cane, non puoi dire chi vuoi più bene. Vabbè, visto che è l'ultima volta che ci vedremo per un po' di tempo, passo ovviamente il mio tempo con lei, così stiamo anche col passo del dobbiamo allenarci. Gli esami sono finalmente finiti, bravo, ce l'hai fatta, ora possiamo fare quello che vogliamo. Ehi, sei impegnato ora? I ragazzi hanno finito la gara e vorrebbero parlarci. D'accordo, vediamo com'è andata. Ok, allora andiamo, chissà come fanno, mi sto agitando. Ehi bimbi, com'è andata? Addirittura. Buon per voi, bimbi. Fantastico, allora, dai. Hai! Zietta. Oh no, i bimbi ci hanno già etichettato. Stiamo già assieme. Perché non renderlo ufficiale allora? Vorresti che fosse vero? Stai solo scherzando, stronzo. È troppo carina lei, però. Adesso mi salta addosso. Oh, stai meglio ora che hanno vinto? Beh, quello è vero. Ma inizio alle vacanze, quindi sarebbe stata vuota lo stesso. E puoi occuparti di me? Che cosa bellina. Quello è vero, sei stata brava. Potresti diventare una coach. Coach per i bambini.
なんか今更だけど。で、ね、今度打ち上げでもしない？コーチ終了打ち上げ。Facciamolo allora. Yatta! Tanoshimi da ne! Uchiage no basho dou shiyokka? Io dico a mangiare. Sekkaku nara gouka ni yaritai. Ecco dai. Sagashitoku ne? Secondo me finiremo lo Shagalo o qualcosa di simile. Yuko è pieno di entusiasmo. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Finiremo lo Shagal Cafe di sicuro. Di sicuro. Dai, non posso scegliere fra lei e Ciro, sono belli tutti e due. Io all'inizio non avevo nessuna fiducia. Tu che sei qui, davvero. Un aiuto? Questo discorso lo faccio. Beh, abbiamo anche un sacco di tempo sulle feste. Ho lasciato la scuola con Yuko. Certo che siamo proprio dei marpioni noi, eh. Ehi, t'a posto? Ancora? Konbanwa. O genki sou de nani yori desu. Cosa vuoi? Ora kusuri ya. Ma non gli lancia, ma lanciagli almeno una boccettina. Soieba karera mata hitori omoshiroi nakama o kuwaeta you desu ne. Motoi. Are wa hitori dewa naku hitotsu. Parla di Aegis. Betsu ni kyoumi ne. あなたから聞いたこと本当のようですね。彼らは本当にやる気のようだ。E te ne sei accorto da? たく嘆かわしい。これでは私たちも立たないわけにはいきません。彼らが何をしようと構わない。力の使い道は持ち主が決めることです。しかし彼らは影時間を消すと言っている。それは力そのものを否定することです。No, vuol dire fare il bene superiore.それだけは何があっても許容できません。Solo perché vuoi mantenere il tuo potere? È quella la realtà. Machia, お前どないする気や？ Quello di spettatore. 戻ってこいって誘いが来とるやろ。ムカつくぜ、このストーカー野郎が。わしらはあいつらを止める。あいつらに味方する言うんやったら真っ向か敵同士や。Di sicuro si allenerà con noi, tra non molto. Do altri 2-3 mesi si allea con noi, secondo me. Ma è vero, c'era anche lui, mi ero dimenticato. Mi chiamo Kenamada, starò qui per un po'. Cercherò di non disturbare, quindi non fare caso a me. Ma va, sei un nostro alleato, ora puoi usare la persona. E in tutto ciò io però sono un attimo sfasato perché cosa posso fare? Quando è che ritorniamo a scuola noi? A fine agosto immagino. Vabbè, non importa, ci perdiamo praticamente solo un'andata dall'infermiere. Però se gli allenamenti che possiamo fare a scuola ci fanno andare a scuola effettivamente, vorrei provare. So che è una sciocchezza prendere il bibitino in più per avere solo un po' di coraggio, però è comunque una statistica gratis che possiamo avere. Ecco qua. Ti pareva che non ci scriveva Tanaka? C'è niente da fare oggi? Vabbè, Tanaka sia oggi. Oh, Star, sei qui per un'altra lezione di vita? Come al solito sarà gratis. Secondo me lui ha bisogno di parlare. Nel senso, non è tanto il fatto di aiutarci, avere qualcuno. Ha bisogno solo di parlare con qualcuno lui. Semplicemente quello. Passiamo il tempo con lui. Ah, capisco, sei un giovane davvero onesto, non si può negare. Itone, kyou wa... Sentiamo. A chi stai pensando? Sentiamo. Lui chi? È andato dalla guardia di finanza. Beh, ma va. Chissà come mai. Mi spiace per lui. Guarda, lo sapevo che dicevi sta stronzata. Dubito che sia per una sola persona che sei in perdita, eh.
Ma come fa una società a essere in perdita per un singolo operatore? Se tu hai tanta gente, sicuramente dovresti riuscire a coprire le spese. E se ne perdi uno, vuol dire che eri solamente a pari. È sempre questione di soldi. Chi l'avrebbe mai detto, Tanaka? Non ne sono tanto sicuro, sai? Eri un bimbo povero una volta? Direi di no, guarda. Ho una vita. Ti pareva. Ce le ho le scarpe, ti ringrazio. Sono pure bravo a correre, pensa. Non lo so. È un confidant abbastanza becero. Spero di finirlo il prima possibile. Ma va. Guarda, lascia perdere, non ti preoccupare. Risparmia i soldi. Si è fatto tardi, sono tornato. Mi chiedo in cosa consista l'allenamento speciale, però. Vediamo, con Maya in teoria adesso dovremmo essere a posto. In teoria. Oggi iniziano le vacanze estive. Elizabeth? No, gente che mi scrive, vero? È domenica oggi. Perdona il disturbo. Ti andrebbe di andare insieme da qualche parte? Guarda, non lo so, ti faccio sapere. Dipende tutto da Maya. Oggi vi offriamo la seconda parte del set firmato. La prima volta ha avuto così tanto successo che abbiamo proposto ancora meglio. Vi offriamo il portafoglio firmato. Non solo a stile, ma anche il regalo perfetto. Santo cielo, che meraviglia. Ma aspettate, non è tutto. Vi offriamo anche il profumo. Indovinate quanti? Uno. 6.980 yen. Io li compro, sti regali, ma alla fine so che non li uso. Perché bene o male riesco sempre a gestirli tutti quanti confident. E finisco per avere regali che non mi servono. Ma metti caso che Elizabeth vuole uno di questi oggetti, almeno ce li abbiamo. Maya, com'è messa? Sento di avvicinarmi a Maya, perfetto, guarda. Ciro, mi dispiace, ti voglio bene, tutto. Ma è la conchiglia. Madonna mia, ma quanto è grossa. Ho dei bellissimi ricordi dei momenti passati a Yakushima con i miei amici. Ma dai, non esistono le bambole o comunque i modellini in questo gioco, esistono i ricordi. Che cosa carina. Allora, prima di fare tutto, questa volta andiamo prima da Rafflesia. Devo comprare le piante. Dammene 5, dai. Andiamo al santuario e ora torniamo da Maya. Purtroppo, per quanto mi dispiaccia, sarà l'ultima volta che la vedremo questa. Sono state delle belle domeniche insieme. Maya non è nell'area. La luce misteriosa avvolge Tatsuya. Shinagawa. Il cielo grigio si estende a perdita d'occhio. Dinanzi a me si estende una landa desolata. Maya sta fissando l'orizzonte. Ti ho visto Logario e ti ho portato qui con la magia, scusa. Dovrei scusarmi. Non preoccuparti. No, Tatsuya, basta gentilezza, non andrò mai avanti. Maya sembra un po' sollevata. Ricordi che ho detto che avrei mandato la chat agli admin? Non penso che lo farò. È per questo che ti dispiace? No, voglio che sia una cosa tra di noi e basta. Più o meno, ma anche per un altro motivo. Maya sembra nervosa. Muove i piedi nella sabbia e irrequieta. Ho riletto la chat e mi è piaciuto cosa ho visto. Che razza di persona gioca un MMO per sparlare dei suoi colleghi? Scusami. Ah, e non mi è piaciuto, ho letto male. Non avresti dovuto ascoltarmi mentre lo facevo, scusmmmm. Che insegnante del cavolo, eh? Ma no. So che così sembra una codarda, ma sto pensando di mollare il gioco oggi. Non penso che ti rivedrò. Mi mancherai allora. Lo chiudono il gioco. Mancherai di più a me. Maya sembra felice. Dato che nessuno mi vede in faccia su internet, ho detto delle cattiverie. Per cui devo guardarmi allo specchio e darmi da fare. Certo, non l'avrei mai capito senza il tuo aiuto. Tatsuya mi ha insegnato a riflettere anche quando sono sola. Maya si fida di me. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Per l'ultima volta, purtroppo. Ho un po' i brividi, però mi dispiace.
È stato un confident molto sbrigativo, però è stato bello. Lo so. Me ne sono occupato per bene di questo confident. Chissà qual è la persona ultima. La persona più potente dell'arcano è l'eremita. La persona, eh? Scopriamolo assieme. Ho un po' i brividi con sta musica, veramente. Arahabaki, il dio aborigeno. Ah, oddio, ho capito. Ho capito quale cavolo. In Persona 5 questa era una persona nucleare, tra l'altro. E appunto come boss in Persona 5 aveva delle difese assurde nel primo gameplay. Va bene, grazie di quest'ultimo regalo. Beh, devo andare. Ho scritto qualcosa nella sabbia per te. Guarda terra dopo che avrò sloggato, ok? Mi vergogno un po', ma mi sono impegnata tanto. Se metti lo screen sul telefono sarà tuo per sempre. Non piango nemmeno coi film romantici, ma stasera avrò gli occhi rossi. Ricorda, pensa positivo. Ciao Tatsu, grazie di tutto. La giocatrice si è scollegata. Ho controllato la zona in cui si trovava Maya. C'è un messaggio scritto sulla sabbia. Io, leggi verso il giù, ti amo. Che cosa carina. Ho mandato lo screen al mio telefono. Dopo aver ripensato per un momento ai ricordi con Maya, ho scollegato dal gioco. Altro confident completato. Hai studiato? Ora che ci penso, hai mai sentito parlare del BWV? È un locale al centro commerciale Polonia. Pare che si possa parlare con gli spiriti. Sembra un po' sospetto. Chissà che tipo di locale è. Ah, tranquillo. Ci andrò magari un giorno. Aegis-san è un robot, giusto? È impossibile da notare quando indossa dei vestiti normali come facciamo noi. Il gruppo Kirijo deve essere molto potente se ha potuto inventare un robot come lei. Che fine hanno fatto tutti oggi? Oh, tutti qui siete oggi? Cos'è, la rimpatriata sul mio piano? Ma eventualmente possiamo andare? Ah, a quanto pare sì, come sono messi tutti? Possono andare tutti, perfetto. Se in teoria domani non abbiamo nulla da fare e eventualmente andiamo a scuola per l'allenamento, magari abbiamo la possibilità. Anche perché lo screenshot e il B-Blu, che sono lavori giornalieri, sono occupati in teoria. Ragazzi, oggi si va a lavoro. Va bene, ci vediamo al solito posto allora. Informerò gli altri, ci vediamo lì. E vediamo la prima volta Aegis e altre due carte che si aggiungono al nostro Grimorio. Quando vuoi. ok. Sai trasformarti? 現在 ma non ti preoccupare. Beh, ottimo, dai. Lo so. D'accordo, ti userò in squadra tranquillamente. Modalità furia. Quando la barra della teurgia di Aegis è al massimo, potrai usare la sua modalità furia. Una volta attivata modalità furia, Aegis attaccherà automaticamente durante il suo turno per 3 round. Modalità furia, durante modalità furia il suo attacco e la sua difesa aumentano di molto. Ricorda che quando la modalità furia termina, Aegis si surriscalderà e il turno successivo non potrà muoversi. D'accordo. 3 attacchi molto potenti, con alta difesa. Ci può stare. Carta che ho in mano sta reagendo, quindi gli amanti e lo Ierofante. Ierofante, il livello delle persone attuale equipaggiate aumenta di 1. Interessante, ma è una statistica momentanea o effettiva? Perché non è male. Aumenta il bonus delle affinità sociali per le fusioni delle persone finché non te andrai dal Tartaro. Ah, bello. Ti stavo aspettando, potresti concedermi un attimo del tuo tempo? Volentieri. Mentre attendevo il tuo arrivo, ho percepito qualcosa cambiare nel Tartaro. Al suo interno sembra siano apparse diverse strane porte. Ok. Dove conducano queste porte, se siano presagio di sventura o meno, nemmeno io lo so. Tuttavia, credo che tu abbia i mezzi per scoprirlo. Vai, indaga. Potresti rivelare qualcosa di utile. Posso farlo. Eccellente, ho fiducia in te. Chi sfida l'ignoto, anteponendo il rischio alla comodità, spesso raggiunge la grandezza. Credo che simili sfide favoriscano necessariamente... Ho sbagliato una cosa.
una qualche forma di crescita. Il tuo coraggio porterà a un miglioramento, Phoenix. Spero vivamente che continuerai a svilupparlo. Accade qualcosa di strano nel Tartaro. Queste porte dovrei andare ad indagare, sì. Ma io ho dimenticato di fare una cosa. Meno male che ci ho pensato adesso. Back in time. Abbiamo la possibilità di usarlo? Facciamolo. È strano non vederlo più lì, eh. Non so se fare quello della rarità o quello dell'azzardo, perché in entrambi i casi ci guadagniamo. No, vabbè, siccome stiamo andando a fare i piani effettivi, cioè dobbiamo salire, meglio la rarità. Semmai poi ci dobbiamo tornare per allenarci, per andare alla ricerca delle persone, quello dell'azzardo potrebbe essere già un attimo meglio.